tutti ragazzi, qui è 2360 e ben ritrovati nel mio primo canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati con un nuovo episodio con la carriera giocatore su FIFA 23. Oggi giocheremo una caterva di partite, almeno 57, e faremo anche tutto quanto il calciomercato di gennaio. Quindi occhio perché potrebbe arrivare un'offerta importante per il nostro GM7. Prima di iniziare con il video però io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per continuare a supportare questa serie. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e guardate tutto questo video, perché se avete visto gli ultimi episodi stanno durando comunque abbastanza, 20, 25, 28 minuti, e mi raccomando dovete guardarli tutti dall'inizio fino alla fine, altrimenti cosa li faccio a fare? Mi raccomando, non skippate e guardate tutto. Che cosa faremo oggi? Allora, partiamo subito con un big match United contro Arsenal, CR7 contro GM7, con questa classifica, con l'Arsenal a quota 33 e lo United leggermente indietro. Abbiamo una caterva di partite soprattutto a gennaio, c'è l'FA Cup, Carabao Cup, non si capisce più niente, ci sono 87 competizioni. Noi siamo comunque dei giocatori che giocano in maniera molto molto frenetica, quindi consumiamo tanta energia. Per questo motivo cercherò di riposare nelle partite quelle più leggere, quelle più facili. Poi non vi preoccupate che vi aggiornerò sempre per quanto riguarda la classifica partita dopo partita. Non perdiamo tempo, andiamo subito a giocare la prima. È un big match, è uno scontro diretto. Dopo c'è una pausa, una partita molto semplice, e poi c'è il Tottenham, quindi occhio. Ronaldo è leggermente stanco, vedete? No, perché abbiamo recuperato. 29 dicembre 2024, United Arsenal inizia. Inizia ufficialmente il video con un 67 terzino sinistro. Vabbè, a gennaio ce ne andiamo. Adios, andiamo dentro. Ci siamo ragazzi, siamo all'Old Trafford, Manchester United Arsenal, prima partita di questo video. Marquinhos filtrante, è buonissima per GM7, attenzione che velocissimo GM7, 1 contro 1, se l'ha allungata. No, no, porca miseria, devo migliorare il controllo palla, porca di quella vacca. Primo sprint, prima occasione per GM7 con un pallone filtrante. Valverde, risponde allo United, Anthony sinistro, nell'angolino, 1-0 United. Peccato, peccato perché l'approccio non è stato comunque sbagliato, stavamo giocando da grande squadra a testa alta, ma loro hanno bisogno di un tiro per segnare. Siamo sotto, Matip, pallone dentro, di prima in buca, Marcello, prende la mira, sinistro, e pallone parato da De Gea. Mamma mia ragazzi, siamo a 5.7 anche a rischio sostituzione, ma dai, stiamo sbagliando un po' troppo, però neanche in modo così eccessivo. Ottimo recupero palla, fatemi fare due passaggi così magari cresce un po' la valutazione. Niente ragazzi, niente, attacca Valverde, grandissimo acquisto lo United, porca miseria Valverde, siamo a 5.6, molto molto grave. Attenzione qui, Lodi dentro per Casemiro, Sancho Panza, Anthony ancora scatenato destro, 2-0 per lo United. Siamo ancora dentro, hanno fatto dei cambi credo, non lo so, ho visto un po' di movimento a bordo campo, però noi per adesso manteniamo la titolarità. 79, tanto possesso palla, tanto possesso palla da parte nostra, ma davvero stiamo facendo fatica. Forse mi hanno messo a destra, oppure stiamo giocando con una doppia punta, non lo so, c'è il cursore che mi spinge verso destra. Attenzione qui, imbucata, ok Marcello, stop, destro, rete, GM7 prende la palla, mancano 8 minuti alla fine, bel gol, 6.5, manteniamo in questo momento anche la posizione in campo grazie a questo gol. GM7 risponde presente all'84esimo, l'Arsenal non è morto, c'è ancora partita. Gabriel Jesus, recuperiamo palla, Marcello, 1-2, lungo, Marcello manda l'attenzione qui, di fisico, Marcello di potenza, sinistro, GM7 in 3 minuti, in 3 minuti, ho schippato l'esultanza, in 3 minuti, sinistro, boh, guarda pure il fuoco esce dalla palla, mamma mia ragazzi, in 3 minuti, 4 minuti, pareggiamo il match, questo pareggio potrebbe essere fondamentale perché manteniamo la quarta posizione con lo United che resta dietro, 15esimo gol in 19 gare per GM7, straordinario, sembrava una partita brutta, una partita complicata, 5.4, 5.5 in pagella fino all'80esimo e poi Man of the Match, doppietta GM7. Prossima partita contro il Tottenham. Purtroppo siamo scivolati al sesto posto perché la partita in cui ho riposato non l'abbiamo vinta. E forse le altre avevano anche una partita in meno, non lo so perché non mi trovo. Fatto sta che siamo a 37 punti al sesto posto, con lo United sempre dietro ovviamente, e adesso abbiamo una grande partita contro il Tottenham, altro scontro diretto. Raga, la Premier League è così, cioè veramente basta perdere una partita in cui abbiamo riposato, era una partita semplice contro il Wolverhampton e siamo riusciti a perdere 2-0. 18 gennaio 2025, andiamo a giocare contro il Tottenham di Conte per la seconda partita di questo video, a caccia sempre della qualificazione in una competizione europea. Questo è l'obiettivo, così l'anno prossimo restiamo di nuovo all'Arsenal e ci giochiamo anche la competizione che abbiamo conquistato. Andiamo dentro. Tutto
tutto pronto, signori. Siamo in campo. Seconda partita Arsenal-Tottenham. Bisogna assolutamente portare a casa i 3 punti. Solomon, attenzione, perché c'è un ottimo contropiede. Imbucata. Marcello se ne va sulla sinistra. Oddio, Marcello non si ferma. Marcello è un drago. Marcello è un cannibale. Fino in fondo. Occhio. Poi cross dentro. Malissimo. E mamma mia, dovete rovinare la mia bellissima azione così. Fred dentro per Marcello, che si gira. Imbucata. Leggendaria. Stiamo mettendo palloni come se non ci fosse un domani. Non sei riuscito a ridarmi l'attenzione. Qui spazzano via. Stiamo giocando veramente bene per adesso. Harry Kane risponde il Tottenham. Ottimo recupero palla. Solomon si gira. Attenzione, perché forse siamo in due. Però siamo sempre in pochi. Facciamo salire la squadra. Vediamo se riescono a fare niente, ragazzi. Niente. Purtroppo quando vado indietro, poi ci mettono tantissimo tempo per fare un'azione. E il Tottenham riesce subito a difendersi. Quindi non riusciamo a trovare sbocchi. Ancora partita bloccata sullo 0-0. Marcello, occhio, si gira. Va a posizione. Vediamo. Bravissimo. Solomon, tacco. In buca destro. Tua sorella quella grandissima. Perché no? Calcio di rigore. Non l'ha dato. Ma porca miseria, ragazzi, sto arbitro pupazzo. Ma chi l'ha chiamato? Dio mio. Capa. Marcello, attenzione qui. Filtrante. È carino, però vanno subito indietro. Però è quando lo stesso. Texera dentro, attenzione. Mamma mia, che fraseggio. Camavinga. Marcello allaga dalla trota. Solomon, 1-2. Guardami, ti prego. Marcello. De Riste. Dell'angolino. Dell'angolino all'ultimo secondo. Nell'angolino. GM7. Mamma mia. Sempre lui. Sempre lui decisivo. Il campione. Il top player. Il fenomeno di questa squadra. 1-0. Dembélé. Oh, non bazzardate a subire gol, eh. Bravi. Bravi, bravi. 1-0 all'87esimo. Proprio allo scadere. La decide il campione. Ma togliete sto qua. Mettete me. Porca miseria. Dai. Io vado elogiato. GM7 è la vera bandiera. La vera leggenda di questa formazione. Fatto sta, 3 punti a casa e anche scontro diretto vinto. E ancora una partita a segno per GM7 con 3 tiri a 2. Non è stata una partita facile. Colpo di scena clamoroso all'ultima ora di mercato. Bussa alla porta dell'Arsenal il Real Madrid. Allora, caro Carletto Ancelotti, io sono veramente, non so, sono onorato di questa richiesta. Tra l'altro con uno stipendio incredibile, 350.000 a settimana. Ma siamo fuori di testa. Ho fatto un calcolo con la calcolatrice. 16 milioni e 8 all'anno. Raga, è uno stipendio che neanche Mbappé, anzi Mbappé sì, però siamo a quel livello, eh. Siamo a quel livello. Allora, io comunque rifiuto questa offerta. Prima o poi andremo in una grande squadra, forse già anche l'anno prossimo. Ma noi abbiamo scelto l'Arsenal per seguire un percorso, ok? Fare gradino dopo gradino, passo dopo passo. Voglio conquistare una competizione europea e la voglio anche giocare con l'Arsenal. Stiamo lì, quinti, quarti, sesti, e quindi io voglio finire questo percorso con l'Arsenal e poi alla fine andare in una grande squadra per poter vincere la Champions. Quindi rifiuto questo stipendio faraonico. Ringrazio Ancelotti, ringrazio Florentino Perez, ringrazio tutti quanti, ma per adesso rifiutiamo. Poi magari ci possiamo sentire più avanti. Rifiutiamo l'offerta del Real. Grazie, ma andiamo avanti. Detto questo, cancelliamo per un momento il calciomercato, dimentichiamolo e restiamo focalizzati sul campionato, perché abbiamo un'altra partita. Ho riposato con il Fulham, ultimo in classifica, siamo riusciti a perdere 1-0. Grandi, bravissimi, porca miseria. Io non le posso giocare tutte perché si gioca praticamente quasi ogni 3 giorni. C'è anche la Coppa FA Cup, la Carabao Cup, ci sono tantissime competizioni e non voglio che questa serie risulti pesante. Quindi per questo motivo ne giochiamo più o meno il 50%. Andiamo a giocare contro il Leeds. Questa volta non riposo, siamo al 100%. Abbiamo anche fatto l'upgrade, siamo al 90. Sfidiamo una squadra che, ragazzi, sulla carta va assolutamente battuta. Anzi, sulla carta siamo più forti. Adesso va battuta in campo. Andiamo dentro. Tutto pronto, signori, ci siamo. Skippiamo tutto. Az, prima partita sotto la neve. GM7 soffre il freddo, quindi stiamo attesi. Siamo pure a meno. Gli unici scemi a mezze maniche. Madonna, tutta la squadra con le maniche lunghe. Arrivo io a mezze maniche. Ma porca miseria. Leeds Arsenal. Inizia ora una partita che dobbiamo assolutamente portare a casa. Attacca il Leeds, attenzione, destro secco. E invece Murato, oddio, ma che fortuna. Ma che fortuna, mamma mia. Questa è la macumba del Real Madrid che si è abbattuto su di noi. Prima la sconfitta col Fulham, ultimi in classifica. E adesso non riusciamo a fare nulla con il Leeds che si trova al 14° posto, tipo. 1-0, gol di Costa al 20°. Vieira, attenzione qua perché forse la formazione possiamo far male, eh. Marcello dentro per Camavinga, tocco per... In buca subito, bravissimo. Marcello, dentro passa, è carina. Calcio in porta, perché me l'hai ridata? Destro secco, che azione! Che azione!
Madonna mia, io non l'ho chiamata, io non l'ho chiamata, io mi aspettavo il tiro, perché ci stavo a fare una cosa del genere, ma era molto difficile. Bravissimi, cavolo, GG, bravi, bravi tutti, 1-1 al 38esimo con un'azione straordinaria, primo pallone toccato, primi palloni toccati proprio in questa circostanza. Attenzione perché c'è Greenwood che la mette dentro, sinisterra, occhio sinistro, mamma mia, stiamo murando, cioè, porca miseria, cioè, il logo Bielsa gioca come un pazzo, noi siamo tutti dietro compatti con il pullman parcheggiato davanti alla porta. Questo è un grave segno di difficoltà. Rosso! Cartellino rosso, ragazzi, ad Adams! Incredibile, guardate, oh, si picchiano! Mamma mia, ragazzi, guardate lì, boh! Palo da dietro, porca vacca! E questo potrebbe cambiare tutto, Mamma mia, cioè, il Leeds con l'uomo in meno adesso non ci possono dominare, Cioè, già siamo stati umiliati a subire 11 contro 11, adesso no, Ma c'è la ragazza, l'ha troppo veloce! Ah, ho sbagliato il tocco! Era difficile, ma l'ho sbagliato, cavolo! Ancora loro? Annaccia la vacca, ma perché non riusciamo a prendere? Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci posso credere. Ogni volta che mi arrivano offerte di mercato, io ho un piccolo, non lo so, pensiero di cambiare squadra, poi resto e puntualmente loro fanno vomitare, quasi per dirmi: hai visto che dovevi andare via? E dai però. Roca, Evanilson, eccola lì, Greenwood, è arrivata, raga, è arrivata proprio la beffa. Cioè, non solo siamo con l'uomo in più, ma abbiamo anche subito due gol senza riuscire a farne neanche uno. Cioè, è davvero un peccato, perché questa squadra andava veramente forte nella prima parte del campionato. Siamo anche stati primi per un momento, però purtroppo adesso siamo in difficoltà. Marcello prova ad andare, quasi in solitaria, quasi così. Marcello, dimmi, se la mette sul sinistro. Marcello va ancora, e poi spara in porta e spara fuori. Un tiro quasi di frustrazione, ormai mancano 5 minuti alla fine, quindi... Ah, addirittura c'è il portiere in mezzo. Oh mio Dio. Calcio d'angolo. Bello sto corner. Bravo. Occhio che mo prendiamo pure il gol in contropiede. Guarda, ci manca solo il 4-1 e finito. E poi veramente possiamo solo ritirarci. Marcello in qualche modo la prende, però quello in fuorigioco. Niente. Peccato, raga. Peccato veramente. Adesso questa sconfitta davvero mette tutto in discussione. Guarda come giocano bene. 3 minuti di recupero. Capriccio Zappo. C'è Virgine Semina che può andare in velocità. Non c'è spazio. Non posso andare indietro. Altrimenti l'arbitro fischia. Tiago Alcantara. Attenzione qui. Non andare indietro. Marcello, Capriccio. Si gira dietro per GM7, che si gira. GM7 può andare, può allargare dall'altro lato, sopra posizione. Ok, bravo. Cross di testa, Gabriel. Ma no, di testa, devi darla a me. Vabbè, niente, ragazzi. Finisce qui. 3-1, Costa, Evanilson, Greenwood e come sempre il solo GM7. Cerchiamo di dimenticare un attimo il campionato per adesso, perché guardate che cosa c'è. La finale di Carabao Cup contro il Tottenham. E intanto guardate lì, il Chelsea offre 223 milioni per GM7. Tutta l'Europa è a caccia del numero 7 più forte della storia del calcio. Però ribadisco, per adesso pensiamo a questa stagione, poi vediamo più avanti. Finale contro il Tottenham la voglio assolutamente giocare. Vediamo un po' la formazione, perché c'è ancora il 68 lì a sinistra, ma abbiamo una difesa veramente molto molto debole. Lì davanti siamo abbastanza forti, però in difesa pecchiamo tanto. Sfidiamo ancora una volta il Tottenham di Conte, 1 marzo 2025. Questa è una finale e quindi va portato a casa. Andiamo dentro. Tutto pronto, ragazzi, ci siamo. Siamo a Wembley, Arsenal Tottenham. GM7 non ha un grande feeling con le finali, però questa volta cercherà di fare un'eccezione. Per adesso abbiamo vinto solo un trofeo, signori, in questa carriera, la Coppa Turca con il Galatasaray, con tripletta in finale, se vi ricordate. Quindi in realtà quest'anno sembrerebbe andare meglio, ma adesso concentrati perché ogni partita è a sé. Attacca il Tottenham con Harry Kane. Attenzione qui, può andare nell'uno contro uno, sparare in porta e tirare una sassata verso lo specchio della porta. Imparabile per il nostro portiere. Ha segnato Harry il cane. 1-0 Tottenham. E poi è entrato praticamente dentro. Cioè, dove è andato questo qui? Ha scavalcato pure tutti i cancelli. Cos'è? Madonna mia, devo sopra gli scalini. Fatto sta che siamo sotto dopo 19 minuti. Marcello, attenzione qui, filtrate dentro, in buca, troppo lungo. Oh, brutto fallo qui. Niente, 57 minuti di possesso palla del Tottenham. E non sto scherzando, porca di quella miseria. Questa squadra non corre neanche se li frusti. Porca miseria, ci sto provando. Mentre corro tiro delle frustate ai miei compagni di squadra, ma non riescono ad andare avanti. Contropiede, Son. E c'è la parata del portiere al 75esimo. Occhio al cambio. Fuori GM7. Questa è una vergogna. Cioè, io ho toccato due palloni, zero tiri, zero gol, zero assist, ma perché non mi è arrivato davvero nessun pallone giocabile. Quindi Arteta, mi dici come io posso fare la differenza se la squadra non mi supporta? Questa cosa è inspiegabile. Fatto sta che c'è il bug della simulata, quindi c'è una piccola speranza, eh? Vediamo quello che viene fuori, perché se simuliamo tutta quanta la gara, perdiamo 3-1.
Dembélé, Bellingham ed Harry Kane. Siamo riusciti a segnare con Camavinga, è entrato Teixeira al nostro posto. Ok, va bene. Noi siamo dei 90, eh. Vi ricordo che noi abbiamo 90 di overall, cioè dovremmo giocare anche senza una gamba. Però purtroppo veniamo sostituiti. Perdiamo la finale, l'ennesima finale di una carriera davvero pesante di GM7. A questo punto ritorniamo al campionato perché c'è una competizione europea da raggiungere. Questa è quella classifica, 43 punti per noi, c'è l'Aston Villa dietro a quota 39. L'obiettivo potrebbe essere quello del sesto posto. Davanti stanno scappando, anche se effettivamente hanno una partita in più, quindi teoricamente battendo l'Aston Villa siamo a meno 3 dalla Champions League. Però non vedo un Arsenal in fiducia, cioè vedo veramente una squadra molto 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 stanca, ma non solo. Siamo anche stanchi perché non abbiamo riposato perché c'era la finale. Vedete? Quindi siamo leggermente stanchi, anche la nostra difesa non sta bene. 8 marzo 2025, andiamo a giocare l'ennesima partita di questo video contro la Aston Villa, sperando ragazzi di salvare il salvabile. Tutto pronto? Ci siamo ragazzi, ci siamo, ci uniamo in cerchio, perché il momento è difficile, è complicato e l'Arsenal ha bisogno assolutamente dei 3 punti. Si parte, siamo in casa, Arsenal, Aston Villa. Marcello, filtrante, attenzione, Marquinhos, di prima dentro, guardami Marcello, sinistro, rete, sì, 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 bravi cavolo, bravi, così, così vi voglio. 1-0, sblocchiamo il match e arriva forse uno dei primi sium di questo video perché è da un po' che non lo facciamo. Occhio, perché c'è subito la reazione. Madò, un secondo fa vi ho elogiati e adesso mi cadete così. Portiere fermo, difesa immobile, mettiamo delle sedie e facciamo prima. 1-1. Coutinho, attenzione qui, Carlson. Mamma mia, l'ho vista dentro, l'ho vista dentro. Invece il portiere l'ha parata. Mancano praticamente 2 secondi alla fine, quindi do una mano in aria. Vediamo un po' se riesco magari anche a fronteggiare il corpo a corpo aereo. Bravissimo GM7, e qui sarebbe partito un ottimo contropiede, ma purtroppo non c'è niente da fare. Fine primo tempo, siamo sull'1-1. Maffeo, Coutinho, attenzione qui perché non c'è praticamente pressing. Dai, recuperate quella palla. Non ho parole, non ho parole per descrivere proprio lo scempio che sto vedendo in questo video. 2-1, siamo sotto, ci hanno praticamente ribaltati. Incredibile. Solomon, Camavinga, Marcello, incursione per Vieira, 1-2, guardami, Marcello è buona. Marcello sinistro, sempre lui. Prendi la palla GM7, prendi la palla, 2-2, si salva solo GM7 in questa formazione di scappati di casa che peggiora settimana dopo settimana. Vieira, Marcello, attenzione qui, allaga dall'altro lato. Molto, molto, molto bene, attenzione solo, non potrei metterla dentro. Guardami, basta, guardami, basta. Tacco, Marcello, tira in porta. Sì, vado, vado, sì. Porca, ma che cavolo di assist che ho fatto. Cioè, non ho fatto l'assist, ho fatto l'assist alla persona che ha fatto l'assist. Ma l'ho fatta tipo col... guarda lì. Cioè, ho fatto tipo una specie di Veronica Volante. Guarda lì, a solo Bidega. Incredibile la giocata di GMSM che ci mette sempre lo zampino. 3-2, senza neanche sapere come. Questi 3 punti non sono fondamentali, di più. Contropiede, allaga dall'altro lato, ti prego, allarga di là, allarga di là, allarga di là. Bravissimo, è finita la partita, Marcello. Questa azione personale, azione personale. Marcello in buca da dentro. E ho sbagliato, va bene lo stesso, va bene lo stesso, non importa. Ho provato a fare una giocata molto difficile. Mamma mia, che botta, che rischio. Doppietta di Gabriel Jesus, gol di GM7. Ma attraversa clamorosa dell'Aston Villa l'ultima palla, pazzesco. Prossima partita contro il Chelsea con questa classifica, 49-49, con il Newcastle alla quota 52 in piena zona Champions League. Io non so più dove guardare, se guardare in basso, se guardare in alto, non lo so. Pensiamo partita dopo partita, adesso tocca al Chelsea. E non possiamo sbagliare, anzi no, non toccava ancora al Chelsea. Adesso tocca al Chelsea, adesso sì che possiamo andare. Andiamo a giocare signori, una partita molto molto importante. Poi c'è la pausa per i nazionali, ma sono amichevoli, quindi non le giochiamo. 22 marzo 2025, Zaniolo, Malinowski. È vero, mi ricordavo di questa formazione un po' particolare senza un vero attaccante. Con Malinowski che è anche un centrocampista offensivo, un trequartista, non lo so, anche Zaniolo, Goresca messo lì. È un po' così la squadra di Potter, ma ci piace. 22 marzo 2025, andiamo a sfidare il Chelsea che si trova terzo in classifica. Andiamo bene. Tutto pronto, ci siamo ragazzi, ci siamo, squadre in campo. Forse questa è l'ultima o penultima partita del video, non lo so. Siamo allo Stamford Bridge, Chelsea Arsenal, si parte. Zaniolo, attenzione qui perché potrebbe metterla dentro. Occhio, occhio, occhio. Bravissimo col pressing e poi contropiede fulminio con GM7 che stoppa la palla e poi viene fermato. Mamma mia, mi sono fatto prendere un po' dall'euforia del contropiede. Forse era meglio tornare indietro. Vedo comunque un Arsenal molto pimpante oggi, molto più del solito. Cheat. Marcello, attenzione, filtrante, non lo fare questo. 1-2, 1-2, 1-2. Marcello sinistro, super parata di Mendy, super parata di Mendy. Vieira, Marcello sinistro!
Pallone fuori! Oddio! C'è stato un secondo di esitazione! Potevo andare anche più avanti! Non lo so perché ho tirato di prima! Me la sentivo! Me la sentivo! GM7! Ringrazia! Ringrazia GM7! E c'è il zoom di una squadra! Di un giocatore soprattutto! Che non ha limiti! Vieira! Filtrante! Ah! Oh! Marcello! Marcello sinistro! Sì! Finalmente un po' di fortuna! Finalmente un po' di fortuna! Ancora una volta il marchio, il graffio, la firma di GM7. 2 minuti di recupero, signori. Ah, dai, sto per elogiare. Ah, fallo di mano, meno male. Stavo per elogiare la partita, la squadra. È finita, no, fallo di mano. Grande partita, ma la cosa che voglio sottolineare è che io l'ho detto dopo 2 minuti. Dopo 2 minuti di match, tornate dentro nel video, io ho detto, vedo un Arsenal bello pimpante. L'ho detto. Perché si vede proprio già dai primi minuti quando la squadra corre, pressa, si muove bene e quando invece sono tutti fermi senza far niente. L'avevo visto subito, abbiamo dominato, potevamo tranquillamente fare anche il terzo gol, ma va bene così. Vinciamo un grande match, uno scontro diretto, segniamo ancora e ci portiamo a casa 3 punti, meno the match 8.4. Andiamo avanti! Ultima partita del video contro il Manchester City, però clamorosamente non siamo in campo. Porca di quella vacca, io purtroppo non faccio gli obiettivi. Nei commenti me l'avete detto, Giuse fai gli obiettivi, ma se gli obiettivi sono fai 50 dribbling, io come faccio a fare? Posso mettermi in mezzo a campo a fare i dribbling? Purtroppo non siamo in campo e si gioca ogni 3 giorni, quindi non ho tempo neanche per rifare gli allenamenti. Questa è quella classifica, l'ultima partita del video. Siamo a pari punti con il Newcastle, ma il Newcastle ha una partita in meno. Noi siamo a 30 partite giocate, quindi tutte le altre hanno una partita in meno effettivamente. Quindi potenzialmente non siamo al quinto posto. Andiamo a sfidare il Manchester City di Pep Guardiola per l'ultima partita di questo video. Entriamo al 59esimo in un nuovo ruolo, siamo dei trequartisti. Entriamo al 59esimo con il Manchester City con l'uomo in meno e con un gol di vantaggio. Andiamo in campo. Marcello diventa buona per Fred. Tocco per Camavinga. Solomon. No, non ci credo. Cosa ha preso Ederson? Non ci voglio credere. Calcio d'angolo, battuto corto. È buona GM7. Dribble subito. Poi dentro bassa. Poi calcio di prima. E non ci arrivi. Porca di quella vacca. Poi spazzano di testa. E ok, però ci siamo. Fred. Ok, filtra dentro. Marcello, uno contro uno. Spara in porta. E spara bene. Mi sa che gli manca il difensore centrale al City. Perché hanno un buco esattamente in mezzo. Guarda lì, hanno proprio un buco. Gli manca il difensore centrale perché è stato espulso e Guardiola mi sa che non si è posizionato. Guarda lì, c'è proprio un buco. C'è un buco qui in difesa, non c'è nessuno. Porca vacca, noi siamo velocissimi, siamo anche freschi, quindi basta che corriamo e chiediamo il pallone filtrante e ci mandano praticamente in porta. Ancora il City con De Bruyne. Attenzione, De Bruyne, finta, controfinta. De Bruyne la può mettere dentro, De Bruyne viene fermato. De Bruyne non è vero, De Bruyne scarico. De Bruyne, velo, De Bruyne tua sorella. Ok, Camavinga contropiede, questo è buono. Facciamolo bene che c'è un buco incredibile. Occhio al fuorigioco, ridammela di nuovo bassa. Ti prego, dammela. Ti prego, sinistro! Sì! GM7, lo sapevo, cavolo, lo sapevo! Entra e segna 2 gol, perché il Manchester City ha letteralmente un buco in difesa. Grealish! Ah! No, perché? Perché mi fate questo? 2-2. Poteva essere una grande vittoria questa contro il Manchester City, porca di quella miseria. Invece no, 2-2 al 75esimo. No, non è vero. Non è vero. Doppietta di Gravenberg, non è vero. Cioè, in 2 minuti, ragazzi. In 2 minuti da 2-1 a 3-2 con l'uomo in più. Dai, non si può però. Ma perché dobbiamo finire questo video con l'amaro in bocca? Occhio. Marcello, oddio, Marcello sinistro. No, che traversa. Non ci credo. Attenzione, Marcello, stop, appaga. 1-2, che si chiude. No, ma come cavolo me l'hai fatto l'1-2, porca miseria. Che andava sulla bandierina quel pallone filtrante. Camavinga, attenzione, Gabriel Jesus, Marcello, dreaming, se ne va. Marcello, alzala. Attenzione, qua vinciamo un rimpallo. Dai, perché il terzino non fa la sua posizione? Che stai facendo, porca miseria? Perdiamo palla così. Poteva essere l'ultima azione. Attivo il pressing con R1. Attenzione perché siamo sbilanciati, però non abbiamo più niente da perdere. Va, ok, che la recuperiamo. Mancano 30 secondi alla fine. Sbrigatevi. Ok, è bellissima. Marcello può andare fino in fondo. In buca da dentro. E buona per Marquinhos. Gabriel Jesus 3-3, non potevamo finire questo video con una sconfitta. 3-3, bravi tutti, cavolo. Va bene così, c'è un po' il rimpianto perché si poteva vincere questa gara visto che il City aveva l'uomo in meno. Però va bene così, un gol al 90esimo fa sempre piacere. Questo punto può fare la differenza. Prossima partita contro il Liverpool, però io questo video lo termino qui. Siamo a 31 partite, mancano poche e nell'ultimo video finiremo tutta quanta la stagione. E siamo titolari fortunatamente con il Liverpool, quindi ci possiamo giocare le nostre carte e
dovremmo comunque raggiungere almeno la Conference League. Questa squadra è imprevedibile, avete visto quello che è successo l'anno scorso, però dovremmo farcela, ecco, dovremmo farcela e lo scopriremo ovviamente nel prossimo episodio. Abbiamo anche 3 milioni, sto aspettando di arrivare a 5, così facciamo un investimento sulle energie rinnovabili, qualcosa del genere. Devo arrivare quindi a 5 milioni. Io vi saluto e vi ringrazio, ci salutiamo qui e ci ritroviamo con questa classifica, perché nel prossimo video ci giocheremo ogni cosa. Io vi saluto, vi ringrazio, alla prossima, bella!